Gentili telespettatori, siamo lieti di informarvi che il presente filmato di Caccia agli Anatidi è frutto della collaudata collaborazione con la Safari International, la quale, oltre ai contributi filmati, ha messo a disposizione dei protagonisti la propria ospitalità e la propria organizzazione in loco. Teatro dell'imminente battuta di caccia si trova in Serbia, in una località chiamata la Budovokno, che si trova nelle zone lagunari adiacenti al Danubio. In queste sconfinate paludi, ideali per la sosta dei palmipedi europei, transitano impressionanti contingenti di acquatici. Chiunque pratica questo tipo di caccia conosce le bizzarrie della migrazione e dello stretto rapporto che la migrazione stringe con la mutabilità della stagione. In una caccia nella quale la regola è contraddistinta dall'anarchia degli agenti atmosferici, non ci resta che delegare la vostra cortese attenzione alla visione e all'ascolto delle vicende in corso. Ah!
La zona è molto bella di caccia, specialmente in una giornata così il tempo inizia a essere decisamente meglio. È ricchissima di animali, però purtroppo gli animali selvatici si sa che è molto difficile cacciare e difficile anche appunto sparare. Però tutto sommato sono molto soddisfatto perché è una zona estremamente ricca di animali e varia. Anche la professionalità dei cacciatori va bene, insomma. Questo è quanto. Si spera di sparare un po' di più, ma la caccia si sa, non si è mai contenti. E ogni tanto invece bisogna accontentarsi. Tutte oggi, non... Sì, eh? Maledizione. Di tempo anche il fucile con questo... No, che freddo, il fucile che è un balun tubo. Perché sennò uno o due anni in più forse okay. C'è.